Parlava appunto Pietro Barberi della necessità del sostegno dell'Europa per appunto sostenere il sport di base. Dunque passerei e ne approfitterei per passare subito la parola a Brando Benifei, che è in collegamento con noi, che è deputato del Parlamento europeo e che dovrebbe appunto... Sono qua, non so se mi uscire. Sentite. Eccolo. Buongiorno, sentite, Brando. Mi vedete? Ok, grazie. Benissimo, grazie. Ciao a tutti, un saluto a Pietro che ha parlato poco prima di me adesso, e un saluto ovviamente a Tiziano Pesce, al ministro Orlando che ho visto che ci ha dovuto lasciare in questo momento, ma proprio su un tema su cui ha lavorato il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Ero impegnato finora per una riunione appunto ed è un tema, una questione che si lega a ciò di cui state parlando oggi, lo sport per tutti, il progetto legato al parere d'iniziativa del CESE, di cui proprio Pietro Barberi è promotore relatore, e cioè il tema dell'inclusione sociale attraverso lo sport. Io arrivo appunto adesso, mi collego solo ora da una riunione sulla implementazione della cosiddetta garanzia per l'infanzia, uno strumento di inclusione per bambini di provenienze svantaggiate, vulnerabili, che è un programma proprio che nasce da una scelta del Parlamento europeo di battersi nel negoziato sul fondo sociale affinché ci fossero risorse dedicate per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà dei bambini. Oggi proprio il ministro Orlando, con cui ho parlato varie volte del tema insieme, è stato implementato a livello italiano, come negli altri paesi, un piano per rendere questo progetto non solo un'indicazione e un'allocazione di risorse, ma una realtà di sostegno ai bambini. Perché faccio questa digressione legata proprio a ciò di cui mi sto occupando in questi minuti? Perché ovviamente anche il tema dello sport e dell'accesso all'attività fisica con tutto quello che riguarda appunto la possibilità di costruire percorsi di inclusione, di cittadinanza proprio attraverso l'attività sportiva, è un pezzo di questo impegno di progettualità europea per l'inclusione dei bambini e la lotta all'esclusione sociale. Lo dico perché credo che questo tema che voi vi state ponendo e che è al centro anche di questa conferenza stampa di oggi, di rafforzare la dimensione europea e l'impegno europeo, la visibilità delle azioni europee a sostegno dello sport, sia molto importante e possa avere appunto una dimensione multisettoriale, perché certamente abbiamo progetti di Erasmus Plus, abbiamo progetti legati ad esempio al Corpo Europeo di Solidarietà, abbiamo progetti europei anche legati appunto all'impegno del CESE, l'UISP è in prima linea insomma per l'idea dello sport per tutti, non lo devo certo spiegare a voi che siete lì, e dunque oggi questo si può arricchire anche in una dimensione sociale che oggi è particolarmente significativa. Pensiamo, anche parlando dei bambini, ma non solo, alla presenza che non sarà breve di rifugiati ucraini, numeri molto molto elevati, e quindi di nuovo strumento di integrazione, strumento di cittadinanza anche l'attività sportiva. Quindi partivo proprio da questo esempio del lavoro di queste ore per dire che è importante fare sinergia, lavorare insieme. Io dico anche mettendo insieme quelli che sono i fondi strutturali, ora facevo riferimento al fondo sociale con la garanzia per l'infanzia, ma poi anche il PNRR, il piano di ripresa. Abbiamo risorse per queste dimensioni della transizione sociale, ecologica e tecnologica. Su tutti questi temi io penso che lo sport e l'accessibilità, pensiamo al tema ovviamente dello sport anche per le persone con disabilità, oltre che, come ho detto, da contesti di svantaggio, di vulnerabilità,
quanto è oggi un tema fondamentale per costruire un'Europa all'altezza dei suoi valori, dei valori fondanti della costruzione comunitaria. Anche di fronte a una sfida che ci pongono autocrazie, modelli politici non inclusivi, di esclusione, ecco, e di mancanza di integrazione delle varie diversità sociali e delle varie provenienze. Ecco, io penso che noi possiamo promuovere invece un modello inclusivo, un modello sociale dove lo sport può svolgere una funzione davvero di costruzione di cittadinanza, di inclusione, di partecipazione. L'Europa sta finalmente facendo dei passi avanti nel costruire in maniera olistica questo approccio, non più solo con singoli provvedimenti, singoli progetti, progetti pilota, ma con una dimensione di impegno molto più a 360 gradi. Ho fatto qualche esempio, dobbiamo andare avanti e lavorare anche con ovviamente i portatori di interesse sociale e associativo, e quindi il lavoro con il CESE è molto importante. Lasciatemelo dire anche, concludo, il lavoro con lo WISP, voglio ringraziare Tiziano Pesce per questo impegno, tutta la dirigenza per la anche la costanza nel lavorare proprio con le istituzioni europee. Ci siamo incontrati anche qui a Bruxelles in diverse occasioni per arrivare poi ad ottenere dei risultati, perché solo se si lavora in squadra, le istituzioni e la società, si riesce a fare un salto di qualità anche rispetto a ritardi, a problemi che comunque abbiamo ancora nel nostro paese, soprattutto nell'arrivare a chi avrebbe più bisogno di certi progetti, di certi sostegni anche europei, e a volte non riusciamo ad raggiungerli, non riusciamo a fare il miglior uso proprio delle progettualità europee. Ecco, in questa fase così particolare anche della storia europea, dell'impegno per una identità anche europea che ha una certamente è sfidata in questo momento da tante vicende, diciamo, a partire non solo da quelle più recenti, la guerra, ma anche la pandemia, dove certamente la importanza di un modello sociale inclusivo europeo fondato su diritti di accesso a servizi come certamente sono la sanità, la scuola, ma anche l'attività sportiva per tutti, ecco, con tutto quello che abbiamo vissuto, oggi abbiamo bisogno di rilanciare un nostro progetto europeo fondato su alcuni aspetti anche identitari. Io credo che l'inclusione sociale attraverso lo sport per tutti, debba essere e sia un pezzo di questo impegno. Quindi grazie per il vostro lavoro, continuiamo a impegnarci insieme per questa dimensione europea dello sport e dello sport per tutti. Grazie a WISP, grazie a tutti gli interlocutori che hanno partecipato, al CESE, a Pietro, a Tiziano, a tutti voi, e grazie, buon lavoro e a presto, alla prossima. Grazie mille, grazie a Brando Benifei che appunto che si è collegato, ci ha aggiunto da Bruxelles. E prima di passare la parola a Vanessa Palucchi, appunto che è portavoce del Fondo del Terzo Settore, volevo ringraziare Roberto Valori, vicepresidente del Comitato Paralimpico Italiano, che è in sala con noi, e Andrea Bodi, che è presidente appunto dell'Istituto per il credito sportivo. Grazie mille della vostra presenza. E adesso Vanessa Palucchi, le passerei il microfono. Non so dove. Sono a distanza, quindi. A distanza, ecco. Spero che mi la vediamo e la sentiamo. Grazie molte, buongiorno innanzitutto, e grazie dell'invito di questo momento anche interessante di interscambio, soprattutto anche per la complessità del partenariato. Questo è sempre un buon indicatore di voler cambiare insieme delle cose. Noi molto spesso, quello che sostengo, parliamo nel terzo settore di coprogettazione, a volte insomma la dobbiamo esercitare innanzitutto tra di noi, e questo mi sembra
un laboratorio. Dico alcune cose di merito sui contenuti del progetto, perché mi ha molto colpito, infatti ho mandato un messaggino anche a Tiziano, ho detto bello il progetto, perché questa è una mia fissazione, la ridico ogni volta. Credo che noi ci abbiamo in Italia alcune emergenze, una di queste emergenze principali, di cui se ne parla veramente molto poco perché le intercettiamo poco e hanno anche poca voce in capitolo da un punto di vista politico, è un'emergenza infanzia, un'emergenza giovani. Mi sembra che questo progetto sia costruito per dare risposte di prossimità, puntuali, diffuse, con il radicamento territoriale, e mi sembra che su questo metto in primo piano i giovani, perché so e lo faccio sempre presente che se dovessero chiudere le nostre associate che si occupano di attività e di sport di base, noi avremmo un crollo delle politiche che si rivolgono ai giovani e ai ragazzi. E quindi già si fa un grandissimo lavoro. Bisogna sicuramente allineare i pianeti e governarlo da un punto di vista anche istituzionalmente, con una maggiore consapevolezza per sostenere questo mondo. Accanto a questo, le altre disuguaglianze che ci sono, e mi sembra che questo progetto fornisca delle risposte, sia anche quello territoriale. Noi non dimentichiamo che accanto a quello c'è anche quello territoriale che riguarda il centro e la periferia del territorio, dei territori, quindi non sempre chi vive nelle aree marginali ha le stesse opportunità, ma ancora viviamo nord e sud, lo viviamo nell'edilizia scolastica per le palestre, lo viviamo anche nella diffusione delle opportunità di sport di base che vengono date. Quindi su questo mi sembra, diciamo, questa chiave sistemica estremamente utile come metodologia e opportuna politicamente. L'altra questione da ambientalista: mi piace molto quando si parla di diritto al movimento e si parla però anche del movimento e dello spostamento funzionale, di quello che è la capacità delle persone di muoversi in una maniera autonoma e sostenibile, prima Tiziano diceva dolce, all'interno dei propri territori, nelle funzioni che devono avere nella città, nei luoghi dove vivono. Questo, guardate, che è, credo, un diritto antropologico prima di un diritto sociale, proprio è nella nostra natura. E vedo che dopo la pandemia molte persone lo stanno riscoprendo. Mi sembra che questa passaggio sulla sostenibilità, quindi costruire quelle condizioni per cui noi ambientalisti, ma noi ambientalisti, cioè noi io provengo dall'ambiente, con WISP abbiamo sempre fatto molto del lavoro sul rapporto tra movimento e città, ragazzi e città, sia una dimensione assolutamente da riscoprire, perché lì ricostruisce anche l'identità territoriale, locale, insomma. È una complessità sulla quale vanno poi appoggiate molti valori e molte sperimentazioni. Ritorno alla diffusione capillare. Mi dispiace che sia andato via il ministro Orlando. Ovviamente, in presenza del ministro Orlando, siamo stimolati a parlare della questione della riforma, anche perché è il convitato di pietra, quindi ne dobbiamo necessariamente anche a fare alcune considerazioni. La prima considerazione che faccio è che uno dei motivi per cui il terzo settore, il forum del terzo settore in particolare, si è battuto ha costruito anche alcune condizioni importanti perché non sparisca, non venga depotenziato il piccolo associazionismo e piccolissimo di prossimità. E poi anche chi sta nelle reti, i nostri, diciamo, associati e i nostri nuclei operativi territoriali alla fine sono piccoli, e quindi per noi è fondamentale che questa riforma valorizzi questa incredibile storia italiana di diffusione di volontariato, di associazionismo, e non che sia penalizzante. Su questo devo dire che con il Ministero del Lavoro abbiamo fatto un partenariato in tal senso per costruire a nostra volta nel paese questa consapevolezza. Mi fa molto piacere che oggi con Pietro Barbieri si sia parlato di questo, perché anche rispetto all'Europa, il CESE, appunto, prima c'era il parlamentare europeo, noi dobbiamo fare un lavoro
congiunto come paese molto forte per far capire che quando si parla di un modello italiano, dell'associazionismo e del volontariato, si sta parlando non di una cosa sui generis, diciamo che appartiene solo a noi, ma di un modello che altri dovrebbero anche imitare per capacità di diffusione, di coesione, di radicamento, di costruzione di identità, di risposta anche politica ai bisogni delle persone nella prossimità. E faccio un passaggio molto molto semplice, per cui noi diciamo abbiamo voluto anche che questa riforma fiscale, che vedrà appunto, noi siamo in attesa, in trepida attesa ovviamente, vedrà la luce, quindi il completamento di una riforma che si è allungata ancora, rischia di diventare molto impopolare anche nel mondo del terzo settore. Dobbiamo spenderci questo modello italiano non come il mondo della buona volontà, ma come una leva di sviluppo, per guardare a un modello di sviluppo che abbia nella partecipazione, nella coesione, nella condivisione, una piattaforma necessaria per dare gambe a ogni idea che vadano nella direzione dell'agenda 2030 e della sostenibilità, per come ce la siamo raccontata qua. E quindi in questo senso volevo appunto connettere quanto sta in questo progetto, quanto è il valore che noi diamo a tutto questo e quanto giustamente pretendiamo che nella riforma sia rappresentato e non sacrificato. Quindi dobbiamo lavorare insieme perché a livello nazionale, ma anche a livello europeo, questo sia ben compreso, perché credo che sia l'interesse dell'Europa, appunto ci troviamo nella casa europea in Italia, quindi insomma mi fa molto piacere dire questo qua, che appunto in Europa l'interesse sia quello di valorizzare ciò che di meglio va nella dimensione dell'inclusione e della sostenibilità. E questo modello italiano probabilmente ha da raccontare e da narrare anche una storia molto interessante, di cui la WISP sicuramente come storia e come presenza territoriale ne è una testimonianza. Quindi facciamo in bocca al lupo a questo progetto e sicuramente insomma lo monitoreremo come una delle messe a terra fondamentali per leggere poi l'efficacia anche di un progetto così sistemico e interessante. Grazie. Grazie mille, grazie appunto Vanessa Palucchi e di appunto di averci invitato appunto a riflettere e lavorare per un modello europeo di sport per tutti, e appunto passo subito da questo punto in questo progetto, passo la parola subito a Vincenzo Manco, che è esperto per il relatore del parere appunto del CESE. Scusi, farei un piccolo invito, cercherei di rispettare un po' i tempi perché ci sono vari relatori e siamo ancora numerosi e l'incontro è già in fase avanzata. Grazie mille. Eric, grazie, sarò molto schematico infatti, perché è stato detto tanto. Diciamo, prima di tutto il piacere, l'onere e l'onore, come si dice, di aver fatto da esperto in questo percorso di costruzione del parere, di cui appunto è stato relatore Pietro, e ancora, come diceva lui stesso, diciamo, con un percorso, con un processo che abbiamo attivato e che sicuramente seguiremo con grande attenzione, anche, anzi soprattutto, insieme a tutti i partner che oggi stanno, come dire, valorizzando anche questo percorso e la presentazione del progetto Sport per Tutti insieme appunto al parere CESE. Tre cose velocissime, molto schematicamente. Prima questione, anche il ministro ricordava appunto il bisogno, lo ha ripreso Pietro, il bisogno diciamo, come dire, di ricaratterizzare, no, il percorso, il lavoro, le azioni associative della WISP, quelle appunto della promozione dello sport sociale, ridando valore allo sport popolare, no? Alla diffusione sempre più ampia, sempre più capillare, quindi dell'accessibilità alla pratica sportiva per tutti. Noi come ci siamo avvicinati a questo, diciamo, bisogno di costruire un parere del Comitato Economico Sociale ed Europeo che possa appunto in prospettiva imporre
i temi che abbiamo posto all'interno del parere, all'interno delle politiche, dell'azione e dell'agenda europea, con lo sguardo che ci ha proprio caratterizzati quando la WISP, Unione Italiana Sport Popolare, nacque nel 1948, noi, cioè con uno sguardo europeo, con uno sguardo internazionale, anzi allora, no? La WISP nasce con i campeggi internazionali, nasce durante la lotta di liberazione e, diciamo, si istituisce nel 1948 con un congresso a Bologna con questo bisogno di ricostruire il tessuto sociale del secondo dopoguerra, offrendo a tutte e a tutti la pratica sportiva, quindi la ricostruzione dei legami sociali attraverso una pratica sportiva popolare. Quindi avevamo bisogno, prima della pandemia, ma soprattutto durante la pandemia, nella tragedia dell'emergenza sanitaria, di spingere l'Unione Europea, quindi lo sguardo appunto europeo ed internazionale, per costruire che cosa però? Un impegno da parte dell'Europa rispetto al valore dello sport sociale all'interno di un asse strategico. Noi abbiamo costruito questo parere perché avvertivamo il bisogno che, nonostante ciò che è stato anche qui ricordato, quello che si dice sul valore dello sport all'interno dell'Agenda 2030, quello che si dice nel piano di azione globale dell'OMS 2018-2030, ciò che si sostiene all'interno delle politiche di coesione della stessa Unione Europea, i Paesi membri, e non fa eccezione il nostro Paese, ha ancora una concezione, sto parlando chiaramente di quello che è il substrato culturale dell'approccio alla pratica sportiva, soprattutto quella di base, come se fosse un elemento di dopolavoro, no? Guardo Andrea Bodi, che è persona molto attenta, diciamo, a questi temi, al di là del suo ruolo specifico in qualità di presidente dell'Istituto del Credito Sportivo. Invece noi dobbiamo fare un salto qualitativo, che abbiamo chiesto appunto all'Europa di fare, cioè quello di non tanto cominciare, perché il processo è iniziato, ma invece di affermare con pari dignità, con piena dignità, all'interno delle politiche pubbliche, non solo del nostro Paese, ma anche in Europa, la pari dignità del valore sociale dello sport, appunto, soprattutto di base. Seconda questione, perché ha quei numeri, gli ha detti Giovanni Malagò, il presidente del CONI, anche se oggi abbiamo un ordinamento sportivo, diciamo, diverso, la presenza di Sport e Salute, ci sarà il contributo del presidente Vito Cossoli, che ringrazio tra l'altro anch'io per l'impegno che sta mettendo sulla promozione sociale. A quei numeri, 4 milioni iscritti di tesserati alle federazioni sportive, 8 milioni di tesserati agli enti di promozione sportiva, ma le risorse non sono quelle, non sono parametrate a quei numeri, le opportunità di politiche pubbliche non sono parametrate a quei numeri. Noi quindi avevamo bisogno di sollecitare l'Europa, perché leggevamo che cosa? Un'inversione di tendenza dell'agenda europea, che dal grande periodo, come dire, dell'austerity, no? Invece cominciava a far vedere un approccio finalmente, diciamo, di ripresa dei valori fondanti dell'Unione Europea, quindi di solidarietà tra gli stati con il recovery fund, eccetera, e quindi noi abbiamo voluto, come dire, no? Appunto, tracciare un messaggio, un segnale, dare un segnale forte per dire adesso è anche tempo di cosa? Non solo della transizione ecologica, non solo della transizione digitale, ma tanti mondi sono in transizione. Quindi c'è bisogno di capire qual è la transizione sportiva che noi mettiamo in atto con sostegni finanziari ed economici, con sostegni legati appunto alle politiche, e questo abbiamo voluto rimarcare all'interno di questo parere. Quindi io vado subito a concludere, perché il valore, diciamo, di questo parere, quelli che sono anche i valori e i contenuti, sono stati già molto tracciati, riprendendo un passaggio che ha fatto il Ministro, che a me è piaciuto molto. Lui ha parlato di investimento di capitale politico all'interno di questo percorso di come dare centralità e valore all'aspetto sociale della pratica sportiva. E quindi, ne approfitto anche per ringraziare, l'ho già fatto, non solo Pietro, non solo Vanessa, per l'apporto del Forum del Terzo Settore in questo percorso, ma anche Marco Celi, che qui tra l'altro con noi interverrà per illustrare anche il progetto Sport per Tutti, perché, come dire, ha indirizzato anche, diciamo, il lavoro che poi abbiamo fatto anche, diciamo, nello scambio sul terreno dei contenuti del nostro di questo parere. E chiudo
E noi abbiamo bisogno di fare un salto qualitativo e su questo, lo ha detto Pietro, per adesso ci siamo portati a casa una, diciamo, totale sintonia e sostegno della direzione sport della Commissione europea, che ci ha anche detto, come dire, qual è la tempistica per poter intervenire sulle raccomandazioni che sono all'interno del parere per quanto riguarda anche, come dire, no, quello che può essere la necessità di irrobustire la quota parte nel progetto Erasmus che riguarda lo sport, quindi per i finanziamenti anche, diciamo, di quella parte. L'appuntamento è quindi appena dopo l'estate, tra settembre e ottobre, per poter appunto di nuovo fare un'ulteriore puntata a Bruxelles. Ne approfitto per ringraziare anch'io, perché lo ha ricordato anche capogruppo del Partito Democratico, l'europarlamentare Brando Benifei. Questo è un percorso lungo del settembre 2019, dove una delegazione della WISP, con il supporto appunto del forum del terzo settore, comincia un'esperienza. Lì Tiziano era presente come vicepresidente, quindi portiamo avanti attraverso lui come WISP, e lo ringrazio per lo sforzo che profonde all'interno, diciamo, di questo processo che noi abbiamo attivato, e tenere, come mi piace dire, sul punto. Apprezzato tantissimo davvero quello che è stato l'approccio e la lettura del ministro, quindi del nostro governo e di quello che deve essere il nostro Parlamento, no? Approfittiamo per fare appello, tra poco si voterà in Italia. Noi abbiamo bisogno di parlamentari e di forze di governo che ci mettano uno sguardo nuovo e che capovolgano il paradigma della cultura sportiva che fino ad oggi ha dominato l'opinione pubblica, le istituzioni e, diciamo, parte anche del sistema sportivo di questo paese. C'è bisogno di trasformazione, di innovazione, perché la WISP oggi dimostra di essere capace di proporre alla comunità e alle istituzioni, alle reti sociali, innovazione sociale, come giusto che sia per la mission che ci ha sempre caratterizzato nel tempo. Vi ringrazio. Grazie mille Vincenzo Manco, e grazie per questo invito alla trasformazione e all'innovazione. Passo la parola subito a Marco Celli, che è esperto di politiche comunitarie e di progettazione europea. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io cercherò di essere sintetico, ma vorrei essere anche chirurgico per sottolineare degli aspetti che sono, a mio avviso, oltre che interessanti, strategici, non soltanto per la WISP, ma per tutto, no? Il terzo settore sportivo e per tutto il movimento sportivo italiano. Allora, questo progetto, insieme al parere del CESE, non sono due cose che sono nate così improvvisamente, sono venute fuori da un cilindro quasi per caso, ma sono il risultato, i primi due risultati di un percorso, di un investimento che ha fatto la WISP, ok? Studiando, condividendo, partecipando, e andando a Bruxelles, non a presentare o a chiedere, ma a capire, a comprendere cos'è che l'Europa voleva e propone di raggiungere attraverso lo sport. Tornati da Bruxelles, dopo l'incontro sia in Commissione europea che al Comitato economico e sociale, ci venne fuori, appunto, venne fuori l'idea di presentare questo progetto. Questo progetto che ha due caratteristiche principali. La prima è che, oltre che promuovere il concetto di sport per tutti, a me parlare di modelli non piace, diciamo che è un approccio che può essere utilizzato da tutti, ok? È la WISP che lo propone, ma potrebbe tranquillamente essere attivato, integrato da qualunque altro soggetto che lavora in ambito sociale o dello sport in Italia. Il secondo aspetto interessante è che rappresenta l'attuazione, la messa in terra di una strategia, di cui oggi ancora non si è ricordato, che si chiama EU-WISP, come Europa WISP, dove io credo che WISP è stato il primo soggetto, sicuramente in Italia, ma diciamo che non mi vorrei lanciare troppo oltre, ma credo che anche in Europa non ce ne sono molti, che ha declinato, secondo una lettura, sport e attività fisica, le priorità dell'Agenda 2030 e della politica di coesione europea. Ok?
Questo perché? Perché una taglia uguale per tutti non va bene, quindi l'Agenda 2030 per il settore sportivo ha una declinazione, così come la politica di coesione. Il progetto appunto si basa su una struttura abbastanza semplice, nonostante che ecco, in una prima fase quando l'abbiamo presentato i comitati territoriali si sono un po' spaventati per l'articolazione. La struttura è semplice, un'attività di co-sviluppo e delle azioni pilota. L'attività di co-sviluppo cerca di trasformare in modo abbastanza semplice, diciamo, e anche attuabile, senza grandi strumenti e impegni anche economici, il modello dell'open innovation, dell'innovazione aperta, mettendo a un tavolo nazionale, un coordinamento, un comitato di indirizzo, vari rappresentanti stakeholder sociali, economici, della ricerca, per definire delle linee di indirizzo e per definire degli standard di attuazione su quelle che sono le politiche e su quelle che sono le emergenze. Un obiettivo di questo progetto è anche quello di rafforzare la resilienza del terzo settore sportivo, ma non soltanto con quel concetto di intervenire quando il problema si è già manifestato, ma creare gli strumenti per riuscire ad affrontarle anticipatamente. Okay? Le azioni pilota sono tre. L'azione pilota, la prima si chiama Sportus, la seconda Sport Impact Lab, la terza Wheel for Sustainability. Sportus ha degli aspetti innovativi e degli aspetti non innovativi, ma che sono veramente interessanti. Il primo, l'animatore sportivo territoriale. L'animatore sportivo territoriale, a nostro avviso, rappresenta proprio la risposta a quel problema che anche sia il presidente Malagò che il ministro Orlando hanno evidenziato: l'accesso all'attività sportiva di chi è escluso, perché molte volte non si trovano delle condizioni, non si trovano degli strumenti per poter consentire a tutti di farli. Consentire a tutti di farli cosa vuol dire? Vuol dire soprattutto andare a intercettare quei target che sono non a rischio esclusione, ma sono già esclusi anche in alcune situazioni. L'animatore sportivo territoriale è una figura o un insieme di figure che dovranno lavorare a contatto con le amministrazioni comunali e con le aziende sanitarie locali per pianificare attività sportive, attività fisiche, utilizzando anche gli spazi pubblici, utilizzando anche i momenti della giornata che solitamente non sono occupati per fare attività fisica, che magari sono quelli che rendono e possono aumentare l'accessibilità allo sport per questi target. L'idea e il concetto qual è stato che ci ha spinto a pensare a questa azione? È quella che, così come esistono, no? Gli energy manager nei comuni, i mobility manager nei comuni, anche il concetto, no? Di uno sport manager, ma di un animatore sportivo che possa accompagnare i territori a pianificare queste attività, è sicuramente una funzione importante e strategica. Il voucher sport per tutti, è successo che poi dopo, nell'attesa che il processo venisse finanziato, c'è stata un'altra esperienza di sport e salute. Il modello è simile, riuscire a intercettare chi per questioni, diciamo, di deprivazione, in questo caso una deprivazione materiale, problemi economici, non fa attività sportiva o non fa fare attività sportiva ai propri figli. Questo si tratta di un contributo per appunto andare a rispondere a questo problema. Il terzo, che è un po' la risposta al presidente Malagò, che giustamente diceva poi tutte queste iniziative devono avere una sostenibilità anche finanziaria, è proprio questo. Abbiamo pensato anche ad attivare un'azione di studio e di analisi su come poter perennizzare questi strumenti attraverso sia il finanziamento pubblico che il finanziamento privato. Qui faccio una, diciamo, che se non mi compete, però una, diciamo, integrazione politica. Questo progetto è sì Agenda 2030, ma il vero obiettivo di questo progetto, che non siamo riusciti a raggiungere non perché il progetto non è riuscito ad arrivare o a farsi conoscere dalle regioni, ma perché c'è stata l'emergenza, c'è stato il problema della programmazione. Questo progetto, ok, avrà realmente, sarà messo a terra, ricadrà nell'ambito quotidiano delle persone soltanto se si integrerà con i fondi strutturali. Noi, oltre che l'Agenda 2030, oltre che il PNRR, abbiamo un grande obiettivo,
che sono i fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ancora ad oggi la parola sport non è presente in nessun piano di nessuna regione italiana. Si parla sempre soltanto di inclusione sociale. Ma lo sport può essere innovazione tecnologica, lo sport può essere ambiente, quindi questa è sicuramente un'opportunità che dovremo cogliere nel futuro, perché, come diceva quel tale, no? Se continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto. Quindi aprire l'opportunità di far progetti a livello regionale anche nell'ambito dello sport economico, sociale e ambientale è sicuramente una grande opportunità. Sport Impact Lab è proprio questo. Sport Impact Lab è l'idea di attivare un processo di incubazione di idee per promuovere nuove professioni e imprenditorialità sportive, andando a focalizzarsi, a concentrarsi su quelli che sono i servizi e le professioni che non sono ancora presenti, ma che dovrebbero essere attivate per facilitare questo ruolo che lo sport dovrebbe avere in questa logica di transizione sportiva, no? Come anticipava prima Vincenzo Manco. La transizione sportiva vuol dire connettersi con la transizione ecologica, con la transizione ambientale e con la transizione sociale, concentrandosi in particolar modo dove? Nelle città, no? Il luogo dove si concentrano maggiormente i problemi, ma dove si possono trovare anche più rapidamente le soluzioni. Il terzo progetto, Wish for Sustainability, diciamo che anche questo è in una fase di progettazione e di avvio, forse del progetto era stato quello meno considerato, no? Quello che sembrava essere più distante da WISP, invece si sta dimostrando quello, non che gli altri non siano, ma quello forse più attuale e anche più interessante. Il progetto non è soltanto finalizzato a rendere lo sport uno strumento per affermare, no? Per assistere la mobilità sostenibile, la mobilità dolce, ma un altro grande obiettivo: fare in modo che le amministrazioni comunali, ok, attraverso lo sport possano migliorare la propria mobilità sostenibile, la propria mobilità, i percorsi di mobilità dolce. Attraverso quale strumento? Attraverso due strumenti in principal modo. Uno sono i PUMS, non so se li conoscete, i piani urbani di mobilità sostenibile, strumento obbligatorio per tutte le amministrazioni comunali. Con gli amici della Simurg abbiamo fatto, no, una verifica, e loro l'hanno fatta, e in quasi nessun PUMS è presente, diciamo, il target o l'hotspot impianto sportivo per pianificare la mobilità sostenibile. Che è paradossale, perché poi alla fine invece, se uno va a leggere quanto un impianto, diciamo, con più due o tre discipline muove di traffico durante una giornata, è sicuramente maggiore di una scuola, ok? O è sicuramente maggiore di una fabbrica con 100 dipendenti. E l'obiettivo è proprio questo, diciamo, capitalizzare il lavoro e le attività che la WISP già realizza all'interno, attraverso i propri comitati, le proprie ASDS, SD affiliate, valorizzando i percorsi di pedibus o quelli che sono i gruppi di cammino per raggiungere l'attività sportiva, e di sperimentare su tre impianti, come ha richiamato in introduzione Tiziano Pesce, che sono un impianto di Bari, uno di Bologna e uno di Roma, una sperimentazione proprio per creare i presupposti, ok, per diciamo sviluppare una nuova pianificazione territoriale, che è quella proprio casa, sport, scuola, sport e lavoro, sport, va bene? Creando anche un altro, diciamo, opportunità, secondo me, che non è irrilevante, quella anche di, uso un termine forte, ripagare, ricompensare il virtuosismo di chi promuove questo tipo di attività con degli incentivi. Okay? Il modello è quello dei bonus per la mobilità che sono già stati previsti, e quindi rappresenterà forse anche in prospettiva un'opportunità anche di sostenibilità finanziaria ed economica per le SSD e le ASD che parteciperanno all'iniziativa. Niente, è tutto, grazie per l'attenzione. Come anticipava prima Vincenzo Manco,
Questo progetto Sport per Tutti è modulare, è modulabile, e questo vuol dire che poi anche attraverso la collaborazione di altre persone ogni iniziativa potrà essere sviluppata, implementata e resa accessibile a tutti. Grazie. Grazie, grazie mille Marco Celli. Il tempo scorre e dunque abbiamo ancora vari interventi e passerei subito, c'è un videomessaggio di Massimiliano Smeriglio, che è deputato del Parlamento Europeo, che ha tenuto appunto attraverso questo piccolo video partecipare a questo incontro di oggi. Ringrazio il presidente nazionale Tiziano Pesce e tutta la WISP per l'invito. È importante essere qui oggi a parlare del settore dello sport, troppo spesso poco considerato dalle politiche nazionali e dell'Unione Europea. Lo sport ha il potere unico di promuovere cambiamenti positivi e trasmettere valori che riguardano la sua dimensione educativa, culturale e sociale, ispirando e unendo le persone indipendentemente da età, sesso, origine etnica, religione, provenienza e condizione socio-economica. Inoltre lo sport è un fenomeno economico sempre più importante e fornisce un contributo sostanziale agli obiettivi strategici di solidarietà e sviluppo dell'Unione, con un valore aggiunto di quasi 280 miliardi di euro, pari al 2,12% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, fornendo lavoro a quasi 6 milioni di persone. Eppure si tratta di un settore particolarmente colpito, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, dalla pandemia e dalla crisi conseguente. A novembre del 2021 il Parlamento Europeo ha approvato la relazione d'iniziativa sulla politica dell'Unione Europea in materia di sport, valutazione possibile vie da seguire. Dopo oltre 10 anni dal mandato del Trattato di Lisbona di intraprendere azioni congiunte europee nell'ambito sportivo, è nostro compito riflettere sul futuro delle nostre politiche di settore. In particolare chiediamo all'Unione Europea di seguire 7 filoni fondamentali. Il primo riguarda il rafforzamento della visibilità, della cooperazione, dell'integrazione dello sport nelle politiche UE, instaurando tra l'altro una collaborazione strutturata di alto livello con tutte le parti interessate. Il secondo prevede la promozione dei principi di un modello sportivo europeo basato sulla solidarietà. Il terzo filone riguarda il rinnovamento della buona governance e l'integrità al fine di riequilibrare gli elementi sociali ed economici dello sport e di garantire il rispetto della rappresentanza delle parti interessate negli organi decisionali. Come quarta priorità abbiamo la garanzia di uno sport sicuro, equo e inclusivo, prestando particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza e molestie, degli stereotipi di genere, della scarsa visibilità di copertura mediatica, nonché delle disparità in materia di retribuzione, compensi e premi. Dobbiamo poi imperniarci a promuovere stili di vita sani e attivi, unitamente a opportunità di formazione e sviluppo, sviluppando infrastrutture sportive, soprattutto nelle zone remote, nelle aree svantaggiate, nelle aree più interne. Da ultimo, il sesto punto, esortiamo a favorire la transizione verso un futuro sostenibile e innovativo, in particolare per quanto concerne la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive, ma anche con riferimento agli eventi sportivi stessi, sia dal punto di vista della transizione ecologica che l'implementazione delle tecnologie digitali. Sono questi gli assi principali intorno a cui il Parlamento si sta muovendo per avanzare nelle politiche europee di settore, che dovranno essere supportate da un impegno degli Stati membri a livello nazionale se vogliamo garantire la ripresa di un settore così importante dal punto di vista socio-economico. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima. Dopo questo messaggio di Massimo Smeriglio inviterei Stefania Pizzola del Dipartimento dello Sport, di appunto, non so se è in collegamento, mi sa. E dunque, non so se ci sente, dottoressa Pizzola. Io vi sento, voi mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, adesso la sentiamo, sì. Perfetto. Grazie. Mi scuso intanto con
il presidente Pesce con gli altri relatori, ma purtroppo ho avuto un incidente di percorso per cui sono costretta sento un rumore di sottofondo, scusa, ecco, grazie. Sono costretta qui a casa, però mi fa molto piacere comunque partecipare a questo momento di presentazione di un progetto che sembra avere tutte le caratteristiche per poter mettere a terra quelle che sono a volte auspici o consapevolezze del potenziale che l'attività sportiva e motoria hanno e che a noi tocca, a noi tutti come comunità presente anche in questo momento, tocca il compito di tradurre in realtà l'accessibilità allo sport, a questa incredibile opportunità per tutti, è uno degli obiettivi che ci poniamo anche come dipartimento, accessibilità, una maggiore accessibilità per le donne, per le persone con disabilità. Si parla nel parere del CESE che secondo me segna un punto fondamentale e sottolinea alcuni elementi molto importanti. Una delle cose che ci evidenzia è la necessità di inserire un ragionamento basato anche sui dati. Allora, come diceva il Ministro, ma anche il Presidente Malagò, prendiamo per esempio i dati ISTAT. I dati ISTAT ci confermano che l'accesso allo sport diminuisce, come ci diceva il Ministro, nel momento in cui si raggiunge la maggiore età e ci si avvicina ad un momento di impegno lavorativo. Quindi a volte l'accessibilità si riduce proprio perché la vita e l'impegno lavorativo diventano poco conciliabili con degli altri spazi di vita. Questo a maggior ragione per le donne. Ma i dati ISTAT ci dicono anche una cosa interessante. Se andiamo a vedere l'indagine multiscopo aspetti della vita quotidiana tra il 20 e il 21, confrontiamo i dati tra il 20 e il 21, questi dati confermano per quanto riguarda l'abitudine a praticare sport, che per i giovani il Covid è stato assolutamente deleterio. C'è un crollo fino ai 18 anni dei numeri di percentuale di pratica sportiva, ma ci dice anche un'altra cosa, che per le persone dai 45 anni in su, in realtà tra il 20 e il 21 c'è stato un aumento della pratica sportiva o della pratica dell'attività motoria, probabilmente proprio perché il Covid ha dato un po' anche uno scossone di consapevolezza alle persone. Ora bisogna tradurre questo scossone in possibilità e in continuità di pratica motoria e sportiva. Il Covid è stato un momento tragico, traumatico, ha impegnato il Dipartimento a sostenere un settore molto complesso da un punto di vista di strutturazione e articolazione. Erogare 1.200.000.000 di sostegni ai collaboratori sportivi non è stata un'operazione banale, proprio perché prima parlavamo del lavoro sportivo, della riforma del lavoro sportivo. Il Covid è stato un momento in cui sono emerse anche dal punto di vista dell'attore lavoratore sportivo una serie di problematicità, così come l'erogazione di 800 miliardi di fondo perduto, erogazioni che stiamo continuando perché dopo il Covid c'è la crisi energetica, c'è la guerra, quindi diciamo il mondo dello sport ha ancora bisogno di tantissimo supporto. Ma i numeri e progetti come questi che ci spingono a tradurre in pratica o a prendere esempi di attività realizzate o realizzabili, sistemiche, per noi sono fondamentali. Abbiamo inoltre, come sappiamo, il PNRR che ci dà spazi di manovra, abbiamo circa 700 milioni per l'impiantistica, risorse che si vanno a unire alle risorse messe a disposizione dal programma Sport e Periferie. Però io vorrei concentrare su Erasmus+. Noi siamo autorità nazionale per quanto riguarda il settore sport in Erasmus, proprio ieri e oggi io sono in questo incontro per cui sta partecipando un altro collega, si sta discutendo il piano di lavoro per il 2023. Dal 2023 per lo sport ci sarà una novità, lo sport potrà gestire in maniera decentrata una parte delle risorse.
Questo dal mio punto di vista è uno stimolo fortissimo e importantissimo per il mondo dello sport e anche per noi come autorità nazionale. Intanto dovremo individuare anche noi un'agenzia e insieme all'agenzia penso che il compito principale sia quello di accompagnare il mondo dello sport a un accesso a queste risorse che sia efficace. Finora c'erano già risorse da parte anche di Erasmus Plus per le attività sportive. Sappiamo che per esempio il mondo dello sport, lo spaccato italiano, siamo stati tra i paesi che presentavano il maggior numero di progetti e che hanno sempre avuto un altissimo tasso di progetti approvati. Vogliamo però migliorare ancora di più, soprattutto nell'ottica della gestione di risorse a livello decentrato, la capacità del mondo dell'associazionismo sportivo di presentare progetti che siano efficaci e costruiti in maniera armonica e possibilmente in sinergia, così come per esempio questo progetto di WISP che mette e attiva tantissime anime diverse che si collegano a livello territoriale allo sport. Quindi diciamo questa dell'utilizzo di fondi a livello decentrato, anche se non saranno tantissimi e c'è da lavorare, e chiedo appunto, sono contenta anche di quello che si diceva prima, insomma che ci si sta muovendo anche per aumentare ulteriormente i fondi destinati allo sport che diciamo già nella programmazione 21-27 sono aumentati sensibilmente, ma diciamo che ci sono ampi margini di ulteriore miglioramento, che c'è moltissimo da fare assieme. La programmazione 2023 sicuramente manterrà diciamo le linee principali che sono tipiche della programmazione di Erasmus Plus Sport, quindi attenzione all'attività fisica, sport di base, avrà un'attenzione specifica sulle tematiche diciamo concernenti i problemi connessi con alla crisi ucraina, ma si vorrà focalizzare anche su una campagna che è stata lanciata dalla commissaria Gabriel a settembre, e secondo me è molto significativo che la commissaria Gabriel abbia voluto focalizzare l'attenzione su una campagna che si chiama Healthy Lifestyle for All, una campagna che noi rilanceremo durante la settimana europea dello sport che si terrà a settembre. Volevo fare un appunto sulla questione dell'utilizzo diciamo degli altri fondi europei e della presenza dello sport. Noi abbiamo fatto un tentativo insieme al Ministero del Lavoro, in particolare con la DG Immigrazione lo scorso anno, avviando una collaborazione che è finalizzata e sta utilizzando anche fondi credo FAMI e anche del PON Inclusione. Abbiamo partecipato insomma in fasi interlocutorie per far sì che lo sport per esempio nella programmazione europea, nei programmi operativi, in particolare immagino appunto collegati con l'inclusione, possa avere un ruolo più significativo. L'esempio dei voucher è soltanto uno dei tanti nei quali le sinergie tra il livello nazionale, il livello europeo, la programmazione possono essere particolarmente efficaci. A livello internazionale ed europeo stiamo lavorando anche sull'hate speech nello sport, un tema che riguarda e tocca la quotidianità diciamo del mondo sportivo, sia a livello di eventi che a livello di base. Stiamo lavorando sul tema della violenza e degli abusi nei confronti dei minorenni nel settore sportivo, quindi ci ricolleghiamo anche a livello nazionale con dei tavoli di lavoro alle sollecitazioni che ci vengono dall'Europa. Di sicuro però momenti come questo, che sono momenti di confronto con voci diverse, anche per noi sono fondamentali. Siamo un dipartimento che è nato da poco più di 2 anni, in un mondo diciamo dello sport particolarmente articolato, e sappiamo soprattutto quanto stia crescendo. Diciamo che ieri c'è stato un ulteriore step per avere lo sport in Costituzione. Non mi sembra un passaggio banale per tutto il mondo dello sport, non mi sembra un passaggio banale neanche per noi che siamo diciamo l'organismo che a livello di presidenza del Consiglio deve poi far sì che le indicazioni politiche si traducano in pratiche, progetti e soprattutto in interventi che migliorino la possibilità di accesso alla pratica sportiva
come dice il titolo del progetto, per tutti e direi anche per tutte. Quindi grazie e spero che potremo collaborare insieme anche su questo. Grazie dottoressa Pizzolla, e anche appunto di averci dato anche queste notizie, anche di questo appunto, progetto di creazione di agenzie per sostenere appunto anche le piccole associazioni in modo decentrato. Grazie, passerei subito la parola a Roberto Valori, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ringrazio di essere con noi anche oggi. Grazie per aver voluto presente il Comitato Italiano Paralimpico. Di Porto Tiziano a tutta l'Assemblea ovviamente il saluto di Luca Pancalli e il saluto della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale. Interessantissimo questo progetto, sviluppato con particolare maestria, peraltro ho sentito anche l'intervento di Marco Celi e gli interventi precedenti, quindi è veramente un bello e un ottimo lavoro. Adesso a settembre-ottobre forse ci sarà la parte più operativa. Noi come Comitato Italiano Paralimpico ovviamente abbiamo fatto un percorso in qualche maniera simile, nel senso che ci siamo resi conto dalla fine degli anni 90 che la percezione che le persone avevano sulla disabilità veniva cambiata molto molto più velocemente attraverso il gesto, attraverso il fenomeno sportivo. E abbiamo visto che il fatto di poter fare con una gamba di meno i 100 metri stile in 58 secondi cioè aveva un'efficacia tremenda proprio sul fatto che le persone disabili venivano considerate proprio in maniera diversa. Quindi l'occhio dell'interlocutore che non ha disabili in famiglia, insomma, diciamo raro, insomma, in qualche maniera non conosce una persona disabile, però cominciava a guardare la cosa con un occhio diverso. E questo ci ha avuto un effetto devastante da un punto di vista proprio di produzione del lavoro. E perché il governo ha fatto questo? Adesso il ministro Orlando non c'è, perché ha intravisto all'interno della nascita e del riconoscimento di questo ente pubblico un pezzo di welfare del nostro paese. Quei 4 milioni di tesserati del CONI, di chi fa sport, degli 8 milioni dei tesserati presso gli enti di promozione sportive, non dobbiamo dimenticarci che ci stanno pure centinaia di migliaia di persone disabili e che io, insomma, in qualche maniera in cuor mio spero che questo progetto, ovviamente Tiziano ti metto a disposizione e penso di potermi farmi portavoce del CIP e di Luca, anche i nostri comitati regionali, eventualmente all'interno delle regioni coinvolte aveste bisogno di una mano per quanto riguarda l'aspetto del reperimento di giovani disabili o di persone che in qualche maniera vogliono intraprendere e vogliono cominciare a parlare di sport. Abbiamo visto poi che lo sport rende proprio la vita migliore alla persona disabile, se ne è accorto nel 1948 Gutmann, ci abbiamo messo 100 anni quasi per capirlo, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Noi quindi da parte nostra c'è la completa disponibilità. E ringrazio anche l'amico Pietro Barbieri, mi fa piacere perché ci conosciamo da tanti anni e l'ho rivisto dopo un po' di tempo e sei un timbro, si dice a Roma, non sei cambiato, quindi dei complimenti, peraltro tutti i capelli che c'è in testa quando mi hai conosciuto te cioè erano più chiari, erano di più, e a parte questa cosa niente, quindi vi ringrazio, a completa disposizione il Movimento Paralimpico per la crescita e per la parte ovviamente che riguarda lo sport praticato dalle persone con disabilità. Grazie. Grazie mille Roberto Valori appunto per questo intervento, ecco, per questo invito appunto a spingere sempre di più. Cioè abbiamo un piccolo video preregistrato del Vito Cozzoli, che è presidente di Sport e Salute, che teneva anche lui a partecipare in qualche modo a questo incontro di stamattina. Ringrazio dell'invito l'amico e presidente Tiziano Pesce, purtroppo per impegni concomitanti non posso essere lì con voi, ma ci tenevo a inviarvi il mio saluto. Non è una sorpresa per me ritrovarvi in prima linea per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid-19. Così come non deve essere una sorpresa per voi sapere che Sport e Salute è al vostro fianco in questa sfida che ci vede protagonisti ogni giorno per il bene delle nostre comunità. Sport e Salute nel nostro DNA. Sport è verbo e non congiunzione. Salute, come ha recentemente sottolineato il ministro Speranza,
parlando proprio del futuro che ci aspetta. Ed è qui che si gioca la partita, che in azioni come quelle che oggi presenterete insieme al CESE si riassume in una parola: garanzia. Abbiamo il dovere verso i nostri cittadini di sottoscrivere per loro una sorta di certificato di garanzia che imponga lo sport come materia di benessere, permetta a tutti di poter scegliere lo sport come proprio diritto senza fare differenze. Accessibilità a tutti e capillarità sui nostri territori sono le due strade da percorrere perché lo sport sia un valore aggiunto, un modello di sport che non lascia indietro nessuno, che predica, cerca e trova uguaglianza. Dove? Appunto su tutto il nostro territorio, dove abbiamo iniziato sfide importanti, concretizzato obiettivi. E allora portiamoli avanti insieme, perché è solo stando uniti e facendo rete che si possono ottenere risultati come quelli che stiamo raccogliendo in queste settimane, dove inauguriamo parchi come palestre a cielo aperto o riqualifichiamo spazi che fino a ieri erano in mano al degrado. Oggi c'è lo sport a trasmettere la vita, quindi buon lavoro, buona strada a tutti per il bene dello sport. Grazie, inviterei Andrea Bodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, che ci ha fatto appunto il piacere di venire anche qui oggi, e gli darei la parola per un po' una forma di riflessione quasi di tutto quello che si è detto anche questa mattina. Grazie Eric per questa possibilità, grazie Presidente. Grazie a tutti voi, a chi è collegato. Non era previsto, però a volte le cose non previste offrono delle opportunità, soprattutto per chi, appunto come me, ha la possibilità di dire qualcosa, che non ha la presunzione di chiudere questa mattina di lavoro, anche perché mi sono perso una parte degli interventi, anche se ho beneficiato di quelli che ho potuto ascoltare. Rappresento la banca dello sport e anche della cultura pro tempore. Questo è un concetto che dovremmo sempre aver presente, che non siamo pro tempore nella vita ma anche nel ruolo. A volte avremo un atteggiamento meno proprietario del ruolo e più generoso del ruolo, ma questo è un tema importante, ma lo metto per un attimo da parte. Ho apprezzato intanto l'impegno costante dell'UISP, che poi si concretizza in piani di attività che l'Istituto osserva e ai quali partecipa con attenzione, perché quando firmiamo le convenzioni, caro Presidente, l'abbiamo firmato per la prima volta nella nostra storia reciproca, no? Dopo decenni di vita abbiamo deciso che forse sarebbe stato utile con il tuo ente, con il vostro ente e con tutti gli altri colleghi stabilire una modalità di collaborazione. Non è tanto per mettere una firma e fare una foto, ma per costruire una mappa della collaborazione che poi è soggetta a verifica, perché quello che diciamo qua nei convegni in generale dovrebbe quasi sempre essere soggetta a verifica, perché altrimenti rischiamo semplicemente di fare esercizio di eloquenza, e io credo che questi siano dei tempi così difficili che ci costringono a collegare le cose che diciamo alle cose che facciamo, e quindi le prediche alle pratiche. E l'UISP è una testimonianza plastica di questa capacità, e l'impegno che state mettendo anche in questa iniziativa non può che vederci al vostro fianco doppiamente interessati. Prima di tutto perché Sport per Tutti è un progetto, per noi è un valore, e per noi insieme è anche, diciamo, un prodotto, perché poi alla fine siamo anche una banca, diciamo, anzi, noi siamo una banca e molto di più. Quindi comunque ci muoviamo con le regole della banca, ma cerchiamo di metterci una competenza, una sensibilità e anche un senso di responsabilità che vanno oltre a queste caratteristiche del ceto bancario. Quindi mi auguro sempre e vi prego non tanto di segnalarci le cose positive, di segnalarci quelle che non funzionano per capire come migliorare e come sostanziare il nostro impegno che è sociale, che è civico,
di offrire delle opportunità di accesso al credito al terzo settore sportivo, che rappresentate voi in primo luogo e poi i colleghi che lavorano con voi, ma secondo me tutto il settore sportivo, anche quello che non ha piena consapevolezza del mestiere che sta facendo. E quindi mi ritrovo nel progetto perché è uno strumento sul quale ci stiamo misurando. Dopodiché ho letto velocemente, mi scuso, con Pietro Barbieri, che però ho ascoltato, il parere e tutti quelli che hanno lavorato, anche Vincenzo. Quello che voglio dirvi è che questo parere lo distribuirò e lo condividerò con tutti i 210 colleghi della banca, perché io penso che proprio nella logica della consapevolezza chi lavora a fianco di chi fa sport tutti i giorni sotto varie forme deve immergersi sistematicamente in quella che considero una mappa del percorso o comunque i punti di attenzione che uniti l'un l'altro poi tracciano poi l'agenda delle le nostre rispettive agende, che sono complementari tra loro nella diversità dei ruoli ma anche nel rispetto dei ruoli e nella necessità che a prescindere dai ruoli si collabori. Tu lo sai, Tiziano, che qualche volta io ho parlato della contraddizione in termini dell'Agenda 2030 rispetto al tema prioritario, che è la collaborazione e lo sviluppo della cultura delle partnership, che non so per quale motivo abbiano messo al 17° punto, mentre secondo me è il presupposto di tutti gli altri 16. Se manca il 17°, gli altri 16 secondo me fanno più fatica a essere perseguiti. Nella lettura si percepisce sistematicamente, anche laddove non è esplicito, questo senso della condivisione, della collaborazione, della comunione. E penso che la banca faccia bene ogni tanto ad allenarsi da questo punto di vista a questo richiamo alla collaborazione, che non è soltanto per quanto riguarda il lavoro che facciamo una valutazione di numeri, ma una valutazione di contesto che è la ragione stessa della nostra esistenza, altrimenti non avrebbe senso. Ci sarà pure un caso e vogliamo dargli un significato se siamo l'unica banca al mondo tra le 500 banche pubbliche per lo sviluppo a occuparci tematicamente, specialisticamente, unicamente dello sport e della cultura. Perché noi abbiamo evidente che negli altri paesi probabilmente queste tematiche vengono gestite nell'ordinaria amministrazione. Noi abbiamo avuto bisogno di costituire uno strumento di scopo, però per dare proprio un senso a chi 3 anni prima delle Olimpiadi e le prime Paralimpiadi del 1960 ha pensato al dopo, costituendo la banca, per dare un senso, noi dobbiamo cercare di essere prima utili e poi anche di essere una banca sana che gestisce bene i numeri rispettando le regole del sistema bancario, no? Questo ci porta, come sai e come sapete, per chi ha avuto a che fare con noi, ad assumere un atteggiamento che sia anche di alfabetizzazione. E quindi laddove ci interfacciamo con i clienti, con la C maiuscola, noi dobbiamo spiegare a volte anche quali sono le chiavi dell'accesso al credito e quali sono le chiavi dell'accesso a un finanziamento, quali sono i presupposti di crescita anche delle consapevolezze, degli strumenti operativi che non devono essere considerati un appesantimento, perché vi porto questa piccola testimonianza che può sembrare marginale. Quando abbiamo iniziato a finanziare la liquidità nell'emergenza attraverso anche uno strumento legislativo che abbiamo proposto e il ministro Spadafora accolse con immediato interesse dando piena adesione, e noi abbiamo dovuto intrattenere rapporti con soggetti che non conoscevamo, che non potevamo vedere fisicamente e quindi a distanza. Essendo un po' preanalogici anche noi e condividendo questa dimensione preanalogica con i nostri potenziali clienti, abbiamo raddoppiato la base clienti in pochi mesi, dovendo partire dalla PEC, la firma digitale che moltissimi non avevano, e siamo riusciti anche con la capacità di dialogo e rispondendo a tutti, non solo educatamente ma anche tempestivamente e anche esaustivamente, a far comprendere che non era burocrazia ma era reciproco garanzia, ancorché obbligatoria per noi. Ecco, questo processo di crescita che questo progetto contribuisce a velocizzare, a sostanziare, a orientare, ad accompagnare,
È un elemento di soddisfazione per noi, perché è un pezzo di garanzie che insieme ci stiamo emancipando, ci stiamo evolvendo, ci stiamo responsabilizzando e passiamo dalle parole dette alla pratica quotidiana. Ultime due considerazioni, perché sennò non rispetto l'indicazione di Eric, il tema costituzionale. Bene nella misura in cui tutti noi probabilmente avremmo voluto che lo sport trovasse uno spazio nei 12 articoli che sono in qualche maniera le fondamenta della Costituzione. Io ritengo che anche l'assenza di una dichiarazione esplicita in quei 12 punti per un lettore attento ed un sensibile interprete già, insomma, ci sarebbero stati tutti gli spunti per poter dare dignità costituzionale anche senza l'esplicitazione dello sport. Ma questo per dire che non deve essere un alibi, questo obiettivo raggiunto, che ritengo sia semplicemente un punto di partenza, perché da adesso in poi, proprio per il rispetto che dobbiamo alla Costituzione, deve aumentare il livello dei doveri piuttosto che la presunzione dei diritti. Perché quando entri in Costituzione vuol dire che tutti entrano in un'altra prospettiva che riporta nella giusta relazione e nella giusta gerarchia gli obiettivi e gli strumenti. E io a volte ho la sensazione che molti di noi, a partire dal sottoscritto, ci stiamo concentrando o si stanno concentrando sugli strumenti, sacrificando gli obiettivi. L'obiettivo per me è uno, nella lettura del parere è molto esplicito. Siamo contribuenti, anche gli evasori, siamo contribuenti alla qualità della vita, delle nostre comunità. Qualità della vita individuale, quindi è collettiva. E se questo è l'obiettivo condiviso, è evidente che gli strumenti si devono adattare, anche modificandosi, anche stravolgendo gli assetti perché l'obiettivo possa essere perseguito. È chiaro che un po' giocando sulle cinque azioni, io mi sono scritto qui al volo cinque elementi che non hanno nulla di particolarmente brillante, ma insomma per dare un senso anche per far vedere che ho letto. No, almeno quest'ora ho letto e ho ascoltato insieme. Il vocabolario. Fondamentale, se vogliamo capirci, non dobbiamo parlare soltanto lo stesso idioma, ma dobbiamo dare lo stesso significato alle parole, se no rischiamo di dire la stessa cosa, ma con significati diversi e non ci ritroviamo. L'obiettivo, mi auguro che poi dentro quell'obiettivo macro si scompongono i concetti e possono essere declinati. Condividiamo gli obiettivi, perché altrimenti non ci troviamo sugli strumenti. Gli strumenti noi ne rappresentiamo una parte, cioè la banca ha la consapevolezza di essere strumento al servizio. E questo non era scontato qualche anno fa. Quando siamo arrivati con i colleghi abbiamo trovato una banca molto efficiente, un gioiellino. Io ho avuto un po' la sfacciataggine di dire anche al nostro vigilante che avrei voluto contribuire a una banca meno precisa, ma più utile, più efficace. Non sono stato scomunicato, quindi vuol dire che mi sono spiegato, cioè le ragioni profonde di quella mia affermazione. Anche noi, caro Vincenzo, siamo in transizione, perché non è che siamo già arrivati dall'altra parte. Però tutte le transizioni hanno bisogno di mappare il percorso, e questo parere, secondo me, è una mappa del percorso. E bisogna dare anche una prospettiva di approdo, perché altrimenti rischiamo un viaggio senza sapere dove si va. No. E anche Totò ce l'aveva raccontato che per andare dove vogliamo andare dobbiamo sapere dove andare. E allora questo presuppone che gli attori, il quarto punto, quindi vocabolario, obiettivi, strumenti, gli attori ritrovino un'armonia e anche il sorriso e il piacere di lavorare assieme, perché non è importante chi abbia cosa, ma cosa si faccia con le cose, e sempre per l'obiettivo. Ultimo elemento, l'importanza dei dati. L'importanza delle informazioni, l'importanza dell'analisi. Qua un richiamo allo studio che avete presentato qualche mese fa. Con il piacere, magari nella prossima edizione, di esserci anche noi per prenderci un pezzo di responsabilità, perché è uno strumento di lavoro.
E perché questo qui non è un rapporto finale, è un rapporto iniziale. E qua c'è scritto, ho capito il senso, però vado oltre, sempre nella logica del vocabolario. Ogni anno noi ci dobbiamo ritrovare per raccontare sempre in maniera più profonda e precisa quello che effettivamente riusciamo a determinare, per dare consapevolezza non solo a noi stessi, no? Ma per dare sostanza alle nostre richieste e per responsabilizzare i nostri interlocutori, che ho tanto la sensazione che di sport hanno piacere di parlare verso mica più nei giorni delle vittorie che negli sforzi di ogni giorno. E invece lo sport si regge sullo sforzo di ogni giorno. I giorni delle vittorie, come dice anche il Santo Padre, sono i momenti, diciamo, promozionali, nei quali c'è orgoglio nazionale, c'è il raccolto a fronte di una semina di impegno degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e anche delle famiglie, vi discorrendo, ma quell'impegno lì serve per rendere gli altri giorni migliori e non viceversa. O meglio, se gli altri giorni sono migliori è più facile avere più giorni di vittorie, a partire dalla vittoria di dire anno per anno quanto cresciamo e quanto siamo più efficaci rispetto all'anno precedente. Quindi con questo spirito, che porta poi alla costruzione anche di una mappa mentale, no? Che coerenda a tutti in modo intellegibile il ruolo che ognuno ha in questo meraviglioso sistema, che non è un sistema ancora, no? Perché per essere sistema bisogna essere sistemici e sistematici, e noi siamo disarticolati e discontinui, e quindi non siamo ancora un sistema. È un punto d'approdo al quale certamente dobbiamo tendere, così come dobbiamo tendere nella logica della sistematicità a rappresentare anche la ricchezza che produciamo. Negli ultimi 4 mesi ci sono state almeno 2 dichiarazioni importanti con numeri differenti. Ancora oggi io potrei dire che il PIL dello sport è il 2, il 3, il 4, il 5 e nessuno mi può smentire. Vorrei essere smentito. E da questo punto di vista io credo che anche questo progetto contribuisce a darci appunto una metodologia, a darci strumenti di pianificazione degli interventi, a rendere comunque anche i luoghi di sport, che siano le città o che siano porzioni di città, più efficienti, più sicuri, più intelligenti, più rispettosi dell'ambiente, più accessibili, con un concetto di accessibilità che è ad ampio spettro, più sostenibili, nella logica che la sostenibilità ha un senso se è sostenibile, scusate il gioco di parole, nel senso che dobbiamo anche arricchirlo di contenuti, anche il contenuto di far quadrare i conti, perché allenarsi anche su quel tipo di equilibrio ha senso, e laddove un equilibrio non si trova per delle logiche non diseconomiche ma di evidenti, diciamo, priorità che sono più sociali che economici, ci deve essere la sussidiarietà e ci deve essere un intervento dello Stato che non deresponsabilizza, e secondo me deve saper convivere con il cofinanziamento e quindi con una porzione di rischio. Personalmente sono contrario al fondo perduto 100%, perché non aiuta a crescere e noi abbiamo bisogno di emancipazione. Quindi l'appuntamento che do a me stesso, a tutti voi, è sulla presentazione del primo studio, che mi auguro possa avvenire nei prossimi 20 giorni. Abbiamo atteso per non andare in rotta di collisione con altre dichiarazioni di numeri, e allora diventa se no un esercizio che lasciamo al periodo del Natale con la tombola. E quindi adesso speriamo che si assesti, questo nostro sforzo è messo a fattor comune, allo sforzo degli anni prossimi saremo tutti chiamati a collaborare perché quei numeri siano comprensibili, intellegibili, verificabili, che siano il frutto di un sistema di ascolto e di analisi scientifico e che si colleghino, per chiudere, anche a livello sistema europeo, al conto satellite che l'Italia non riesce ad adottare, che è l'unico strumento che consente di avere un vocabolario dei numeri comune con tutti gli altri paesi, anche per fare delle comparazioni tra ciò che avviene altrove e ciò che avviene qui. Altrimenti l'unico modo per compararci è semplicemente il medagliere olimpico, che ci rende orgogliosi, ma non è l'unica metrica. Grazie. Grazie, grazie mille Andrea Dobi per tutto questo contributo, questa riflessione. Siamo in conclusione. Diceva, lo sport è un sforzo di ogni giorno. Penso che oggi il nostro sforzo è stato molto interessante, molto proficuo. Ringrazio tutti e tutte che sono intervenuti. Ovviamente do subito la parola appunto a Tiziano Pesce per
chiudere, e poi dopo appunto vi darò due o tre piccole indicazioni dal punto di vista del tecnico per chi vuole appunto seguire e ritrovare quello che si è detto oggi. Tiziano, grazie. Grazie, grazie Eric, grazie a tutte e tutti voi e chi ci ha seguito, diciamo, live e chi ci seguirà, appunto, anticipato Eric poi ce lo ricorderà, le opportunità di seguire poi tutti i lavori di questa mattina sui nostri canali web e social istituzionali. Faccio una battuta e guardo Ivano Maiorella, il nostro responsabile nazionale comunicazione e stampa, che ringrazio, attraverso lui ovviamente ringrazio tutta la nostra tecnostruttura, l'ufficio comunicazione, l'ufficio progetti per l'organizzazione di questo appuntamento, ma ovviamente per tutto il lavoro che c'è stato sino a pochi minuti prima dell'inizio e che ci sarà da pochi minuti dopo la conclusione. E sorridevo perché, come dire, non avevamo dubbi, ovviamente abbiamo fatto bene a far chiudere come ultimo intervento semplicemente in ordine cronologico al presidente Abodi, all'amico Andrea, perché meno male che non ha seguito tutti i lavori, perché è entrato nel merito veramente di tutto. Grazie Andrea di cuore, al di là non è piaggeria questa, lo sai, hai portato dei contributi per noi fondamentali, io credo senza presunzione di dire fondamentali per il nostro sistema sportivo, per il sistema del terzo settore, in questo particolare delicato momento storico, con questa visione che cerchiamo di contribuire rispetto alla dimensione europea dello sport. Dicevi passare dalle parole dette alla pratica quotidiana, da alcuni tempi noi diciamo sport per tutti non basta dirlo, e quindi in tutto questo c'è la chiave, ecco, del nostro impegno, della nostra rete associativa, dei nostri comitati, delle nostre associazioni e società sportive. Da soli abbiamo, ecco, quest'altra convinzione, non si riuscirebbe a traguardare nessun obiettivo, quindi oggi abbiamo voluto, ecco, rilanciare insieme con tanti amici, con tante amiche, ecco, quindi a più voci, un segnale per noi forte che lo sport sociale e per tutti può diventare veramente un nuovo modo di vivere meglio insieme agli altri, cercando ovviamente di dare un contributo fattivo, concreto, misurabile in termini di socialità, di integrazione, di solidarietà, di salute, di diritti, di occupazione, di economia. Abbiamo aperto i lavori di oggi con la presenza significativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che ringraziamo nuovamente, che è stato con noi anche fisicamente più di un'ora e un quarto e ha portato, credo, un contributo importante. E nel mezzo, fra il Ministro Orlando e il Presidente Abodi, contributi molto, molto ricchi. Abbiamo parlato con il riferimento al parere, grazie ancora Pietro, grazie al Comitato Economico Sociale Europeo, grazie a Marco Celi, perché ovviamente il ringraziamento a Marco Celi l'ho tenuto in fondo, perché è grazie alle sue intuizioni, alla sua collaborazione, se siamo partiti con questo percorso che ovviamente da un lato ha tenuto e tiene attenzione anche ai temi delle risorse, del reperimento delle risorse, ma che da subito ha voluto rappresentare per la WISP, per tutta la nostra rete associativa, un percorso di formazione, di apprendimento, di studio. Grazie anche ovviamente a Vincenzo Manco per quello che ha fatto sino al marzo dello scorso anno come presidente nazionale, che ha continuato a fare ovviamente con il suo ruolo di responsabile del centro studi terzo settore per WISP nazionale, nel rapporto con Pietro e con il Comitato Economico Sociale per questo parere. Un percorso, io credo, vado velocemente a chiudere, che si inserisce a pieno titolo, ecco, nel nostro impegno, nel nostro agire quotidiano di advocacy per arrivare a quello che è da tempo un auspicato pieno e concreto riconoscimento del valore sociale dello sport. Avrei fatto sicuramente in chiusura un accenno all'attualità ulteriore di questi giorni sul tema del riconoscimento del valore dello sport all'interno della Costituzione, ma anche su questo Andrea mi ha anticipato in una maniera estremamente efficace, grazie ancora di questo. Quindi un impegno che continuiamo e continueremo ad esercitare, ovviamente un dovere che sentiamo tutto di rappresentanza nei confronti delle nostre basi associative e nei confronti del loro sacrificio rispetto al Parlamento, al Governo nazionale, il Dipartimento per lo Sport, il Comitato Olimpico, la Società Sport e Salute, l'Istituto per il Credito Sportivo, il Forum del Terzo Settore con cui abbiamo impiantato anche il percorso del parere, il sistema dell'Università della Ricerca e ovviamente non ultime, come abbiamo sottolineato oggi, le istituzioni europee, la Commissione, il Parlamento, le direzioni e ancora una volta ricordiamo il CESE.
Sempre Andrea parlava di punto di approdo, di ricerca di punto di approdo, e noi, ecco, questo l'abbiamo, come dire, voluto sintetizzare, lo sintetizzeremo con la nostra campagna di adesione, di tesseramento per la prossima stagione sportiva che si aprirà il prossimo 1° settembre. Ogni anno studiamo, diciamo, uno slogan, cerchiamo, ecco, di trovare anche slogan nuovi che portino questa caratterizzazione. Non è ormai semplice, dopo il giro di boa che caratterizza la nostra corrente stagione, per l'anno prossimo marcheremo la meta, perché restiamo, diciamo, con una caratterizzazione sportiva, ma vogliamo proprio dare il senso di questo impegno, marcare la meta, ovviamente partendo dal nostro impegno, dal nostro dovere, e soprattutto guardando ovviamente anche al di fuori della nostra associazione, in questi rapporti di collaborazione, in questi rapporti di partnership che sono assolutamente fondamentali. Quindi grazie. Grazie veramente ancora a tutte e a tutti, buon sport per tutti, a tutte e a tutti, e l'impegno della WISP con questa logica, ecco, di pensare, mi passerete la presunzione, di fare qualcosa che è messo a disposizione non solo della nostra rete associativa interna, ma, come diceva Marco Celi, partendo proprio anche dal progetto Sport per Tutti, come una buona pratica che è a disposizione ovviamente delle cittadine, dei cittadini, delle istituzioni, in quella declinazione concreta, ecco, di coprogrammazione e coprogettazione ampia, diffusa, del terzo settore sportivo di questo paese. Grazie ancora a tutte e a tutti.